Ciao amici di Interrupt, bentornati a bordo della nostra astronave. Siete pronti per un nuovo segnale tutto digitale? Allora non perdiamo tempo, chiamo subito Roberta. Roberta, ci sei? Eccomi qua, Bit. In questa puntata parliamo di formazione a distanza via satellite con gli esperti della Link Campus University of Malta. Poi vediamo l'intervista esclusiva a Catherine Morivaki, artista e ricercatrice irlandese, e torniamo a parlare di tecnologia e salute, con il software rivoluzionario in grado di simulare il comportamento cardiocircolatorio dei pazienti. Per concludere parliamo di videogiochi e gaming online, ma anche di tecnologia audiocar. Partiamo subito con il primo servizio. La Link Campus è la filiazione dell'Università di Malta, Università dello Stato di Malta, che opera in Italia dal 1999. È un'università che è finalizzata alla preparazione internazionale nel campo dell'economia, del diritto, degli studi politici e della gestione delle imprese di comunicazione. Essa tende a formare uno studente che abbia una preparazione di tipo internazionale, cioè comparatistica, come si suol dire, e che gli consenta di accedere ad un mercato del lavoro di tipo internazionale. L'Università di Malta ha una serie di rapporti con università di Stato italiano che consentono agli studenti della Link Campus di aggiungere, sulla base della convenzione tra gli Stati fatta a Lisbona, di ottenere, oltre al titolo maltese, anche il titolo di laurea italiana. Nel contempo l'università ha una vocazione mediterranea e si propone, attraverso gli strumenti oggi della informatica, di poter realizzare una università telematica che si rivolge ad un bacino di utenti del Mediterraneo. L'obiettivo di Link Campus è di creare un ponte tra il mondo della scuola e il mondo delle imprese. Proprio per questo in Link Campus abbiamo istituito dei centri studi tematici per affrontare le problematiche più attuali del mondo delle imprese. Uno dei nostri centri studi in proposito è quello relativo alle alte tecnologie, che vede la partecipazione di multinazionali dell'information technology, di esperti europei e di nostri docenti. Ed è proprio da